specialmente su un discorso relativo ai valori collettivi. Quindi distinguerò, diciamo, da un lato tra i gradi di beni e di valori, cioè più o meno materiali, più o meno, diciamo, culturali, personali, di conoscenza, e dall'altro distinguerò tra valori e beni che sono intrinsecamente individuali, cioè che possono essere goduti anche da un solo individuo in solitudine, valori e beni invece che sono intrinsecamente collettivi, ad esempio il valore della giustizia, il valore dell'equità, il benessere dei cittadini è un benessere collettivo, non inteso come somma del benessere individuale, un cittadino che sta bene, un cittadino che, diciamo, che è felice, tra virgolette, più un altro cittadino, più un altro cittadino, ma intendendo la pluralità dei cittadini come un intero, come un vero e proprio soggetto plurale, che appunto gode insieme di certi valori e di certi beni, e solamente come pluralità di soggetto può creare questi valori, questi beni e mantenerli in essere.